Un'abitazione in fiamme nei giorni scorsi a Capitello, fiamme che hanno ucciso quattro dei sei cani che si trovavano al momento del divampare delle fiamme nella casa. Un avvenimento che per la dottoressa Enza Crispino, che abitava la casa interessata dalle fiamme, non è casuale e non è dovuto a tragica fatalità, ma piuttosto sarebbe opera di persone che non gradiscono la presenza di cani nei dintorni e pertanto avrebbero, sempre a suo parere, deciso di dar fuoco all'abitazione nel momento in cui i padroni erano assenti. Denunce gravi arrivano dunque dalla dottoressa, che manifesta la sua amarezza per quanto accaduto giovedì scorso mentre si trovava al lavoro presso l'ospedale Luigi Curto di Polla, dove ricopre il ruolo di medico anestesista. Devo dire che nei giorni scorsi io ho avuto dei litigi con dei vicini, nella quale mi avevano già minacciato di fare questo gesto sgradevole. Quindi naturalmente mi sono recata anche dai carabinieri a fare la denuncia, perché mi avevano minacciato che facevano del male ai cani, perché in questa zona non sopportano i cani, non possono vedere i cani. Io tenevo i cani che li custodivo in casa come se fossero dei figli. Da premettere che io sono la presidente della Leida di Spani, Sapri, Golfo di Policastro, quindi avevo anche due cagnoline ospiti per quanto riguarda le adozioni, quindi dovevano partire per le adozioni, mentre gli altri cagnolini erano cagnolini miei che tengo da molto tempo, da anni. Purtroppo quattro di questi cagnolini è andata a fuoco, quindi sono morti carbonizzati. Questo è di questa storia quella che mi fa più tristezza. La morte dei quattro cani in maniera così assurda ha spinto la donna a rivolgersi ai suoi avvocati per presentare formale denuncia e di conseguenza fare giustizia per la morte degli esseri innocenti. In questi giorni ho avuto problemi proprio con i vicini, perché loro sempre mi hanno accusato di essere una donna che tenevo i cani. Non potendomi colpire professionalmente, mi hanno colpito in quello che è il mio punto debole, il mio tallone di Achille, erano i cani. Quindi mi hanno tolto la parte più bella di me, i cani. Quindi presenterà denuncia. Denuncia regolare da un avvocato penalista, perché la vita di questi cani non potrà andare così. Tra l'altro, anche farò giustizia a queste quattro vite che sono andate via, ma le farò giustizia nella migliore maniera, e ho convocato la Leida perché si costituisca anche lei per quello che è successo, perché non è giusto che se la prendano con i deboli. Perché non mi hanno dato fuoco a me? A me potevano dare a fuoco. L'hanno dato con gli esseri innocenti. Questo è quello che fanno in questo paese. Si chiamano persone civili. No. La dottoressa Crispino chiede quindi che sia fatta chiarezza sulle cause dell'incendio nell'abitazione.